Salve a tutti! Oggi vi voglio parlare di Dirty Dancing, Balli Proibiti, film del 1987 diretto da Emil Ardolino e scritto da Eleanor Bergstein, un cult assoluto degli anni 80 che però è ambientato negli anni 60. Perché? Perché ce lo ha detto benissimo Woody Allen nel suo Midnight in Paris, che la nostalgia per un'epoca precedente alla propria è qualcosa di cui l'essere umano non può fare a meno. Oggi appunto siamo sommersi da questa nostalgia dilagante per gli anni 80 e negli anni 80 però si rimpiangevano gli anni 60 con film appunto come Dirty Dancing, come Sapore di Mare ad esempio, sebbene anche oggi in qualche modo stia tornando in voga questo modernariato cinematografico degli anni 60. Pensate a Le Mans 66, La Grande Sfida, pensate a Green Book, ma soprattutto pensate a C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino. In ogni caso, negli anni 80, ovvero in un'epoca di progresso tecnologico, ma di sostanziale regresso ideologico, ci si cullava con il dolce ricordo di un'epoca in cui si ancora si poteva credere di poter cambiare il mondo con i propri gesti e con le proprie scelte. Un'epoca, appunto, gli anni 60, in cui una rivoluzione dei costumi e della società era ancora qualcosa di fattibile. Un'epoca appunto in cui la spensieratezza era davvero rivoluzionaria e non reazionaria come negli anni 80. E che cos'è allora che il film vuole dirci con tutto questo? Com'è che il film rievoca gli anni 60 in una maniera che è molto molto ingenua in realtà, e questo è innegabile purtroppo, ma proprio in quanto ingenua è anche genuina. È un film molto ingenuo, Dirty Dancing, ma proprio per questo è un film sincero e si sente tanto in realtà. E appunto è un film che certamente si appella anche a tutti gli innumerevoli stereotipi e cliché del cinema adolescenziale. Appunto, la bambina che sta per diventare donna, la scoperta del sesso come qualcosa di stuzzicante in quanto proibito, in quanto trasgressivo, le storie d'amore che scoppiano durante un'estate che poi te le ricordi per tutta la vita, la ragazza altolocata che si innamora del ragazzo proletario proprio perché è così diverso da lei, e via dicendo all'infinito, appunto. Comunque gli stereotipi sono parecchi, è il 1963 e c'è questa famiglia appunto chiaramente benestante, chiaramente cittadina, che va a passare le vacanze in questo villaggio turistico in mezzo alle montagne. Appunto una famiglia formata da un padre che fa il medico, una madre che è abbastanza defilata in realtà, e poi appunto due figlie adolescenti, e una di queste è la protagonista del film e si chiama Baby ed è interpretata da Jennifer Grey. Appunto si fa chiamare Baby, in realtà però si chiamerebbe Francis, ma perché la chiamano tutti Baby? Per ricordarle che in realtà appunto è ancora una bambina. Certo, come no, è ancora una bambina, e infatti Galeotto fu il cocomero e tempo una ventina di minuti la nostra baby non vuole più essere una bambina, e ci mancherebbe, perché in effetti chi è che sa resistere al fascino dei balli proibiti, ovvero i balli scostumati per così dire, almeno appunto a giudicare da quello che pensano di questi balli, questi vecchi gestori e clienti di questo luogo di villeggiatura, vecchi in quanto a mentalità, spesso e volentieri, che appunto li proibiscono e li fanno diventare dei balli proibiti, e allora lo staff del villaggio vacanze è costretto a organizzarli lontano da occhi e orecchie indiscreti in questa sala da ballo appunto appartata, defilata. E Baby allora si intrufola per curiosità e si innamora perdutamente non solo dei balli proibiti, che, come dire, sono un po' twist, un po' mambo, un po' lambada, insomma un po' di tutto, e più che altro si innamora
del bellozzo Patrick Swayze, appunto, ovvero Johnny, che è il muscoloso istruttore di ballo col ciuffone e con gli occhiali da sole. Swayze, appunto, aveva già interpretato alcuni ruoli in altri film, ruoli molto piccoli in realtà, era già un ballerino e questo film lo lanciò proprio come sex symbol della seconda parte degli anni Ottanta. E anche il film in effetti è molto sex, o sexy per così dire, in effetti, ma almeno non è un film come Flashdance, che appunto era un film fintamente femminista in realtà, ma in realtà sessista. Andatevi a rivedere appunto la video recensione in cui parlavo di Flashdance. Perché appunto? Perché Flashdance era un film costruito sul voyeurismo maschile, sul piacere esclusivamente maschile dello sguardo, forse perché era anche un film diretto e scritto da soli uomini. Beh, può darsi, queste cose spesso e volentieri pesano tanto. Qui invece appunto dirige un uomo, ma il copione è firmato da una donna, e questo permette al film di essere davvero femminista, certo, per quanto è possibile appunto per un film di questo genere naturalmente, però appunto gli permette anche di trovare un equilibrio sul piano sessuale e di soddisfare appunto il piacere visivo di entrambi i sessi. Perché? Perché proprio visivamente il corpo nudo di Jennifer Grey ha in realtà la stessa importanza del corpo nudo di Patrick Swayze. Appunto, la regia di Emile Ardolino è sempre attenta a dare a entrambi lo stesso valore di sensualità e lo stesso spazio dal punto di vista della visione. E questo appunto, almeno per quanto mi riguarda, non è un elemento trascurabile. E allora potremmo dire che Dirty Dancing, a differenza di Flashdance, è un film sessualmente democratico, innanzitutto appunto sul piano voyeuristico. La regia appunto è di Ardolino, un regista a cui piace la commedia, a cui piace la musica, infatti in seguito avrebbe diretto anche Sister Act, e qui anche in effetti anche qui appunto si dimostra interessato soprattutto al ritmo, il ritmo delle note, il ritmo delle battute, il ritmo dell'eros, e in un film come questo appunto lui ci sguazza come un pesce dentro l'acqua, e quando Baby appunto si mette a provare i passi su questa scala di roccia, su questo pontile di legno, e sbaglia perché è imbranata e allora si incacchia, e poi appunto quando prova il balletto con l'istruttore Johnny e appunto si mette a pestargli i piedi perché è imbranata, e poi lui la accarezza perché fa parte della coreografia, o forse no, e lei ride come una pazza. Appunto in questa sequenza molto bella si sente proprio che Ardolino gode proprio come regista, si diverte proprio a inquadrare Swayze e la Grey all'interno appunto di questa scena. Poi certo la sua regia è pur sempre una regia di scuola, molto easy, molto poco elaborata, ma in realtà ci sta all'interno di questo contesto. E dov'è appunto il femminismo, direte voi? Beh, non solo nel mostrarci l'ignominia di certi ragazzi che mettono incinta e poi se ne strafregano, tanto è lei che è una puttana, cazzi suoi, appunto in un'epoca in cui i maschi erano molto più coperti su questo, appunto negli anni 60, ma c'è anche un'altra faccia del femminismo, che è l'abortismo, perché in effetti io, ragazza, che mi sono fatta infinocchiare da un maschio stronzo, perché mai dovrei tenermi un figlio che non voglio, appunto, visto che è anche il frutto di uno stronzo? Anche no! E allora niente male come posizione politica da parte del film, appunto, tra l'altro è una cosa che influisce parecchio sulla trama e che quasi appunto la mette in moto, perché Baby si offre di sostituire la partner di Johnny perché lei possa abortire. Poi sappiamo che le cose non vanno come previsto, appunto ci sono delle complicanze anche gravi, ma la posizione del film non cambia su questo, il film rimane abortista e forse appunto lo diventa anche di più dopo queste complicanze. E poi appunto c'è
l'anticlassismo, ed è su questo che Baby si ritrova a confliggere con suo padre e con i pregiudizi di suo padre, ma appunto i pregiudizi possono essere sempre superati a patto che si sia delle persone intelligenti, come appunto il padre di Baby, che è interpretato da Jerry Orbach, che poi appunto avrebbe spopolato sul piccolo schermo in Law and Order, ma prima di essere in Law and Order era il padre di Baby in Dirty Dancing. Poi appunto c'è Wayne Knight, famoso comico americano, lo avremmo ammirato anche nella sua bravura comica in Jurassic Park e in Space Jam. Qui appunto fa la parte di uno degli animatori del villaggio vacanze, una parte non così grande ma comunque carina. C'è poi una discreta dose di ingenuità, come già vi dicevo, in certi passaggi, in certe frasi fatte, in certi dialoghi, vedasi la disillusione amorosa che deve affrontare la sorella di Baby, ma va, non avremmo mai saputo che andava a finire così, appunto sono ironico. Vedasi poi Johnny che a un certo punto dice a Baby: ho fatto un sogno in cui tuo padre mi metteva la mano sulla spalla. Insomma, appunto, si poteva evitare questo dialogo. Vedasi anche poi questa contrapposizione fin troppo scoperta, fin troppo sfacciata, tra il proletario gentile Johnny e il ragazzo ricco per bene, ottimo partito, politicamente impegnato, ma arrogante e stronzo che corteggia Baby. Appunto un po' troppo sfacciata questa contrapposizione. Vedasi anche la redenzione appunto del personaggio del padre di Baby, anche questa è ampiamente prevedibile, fin troppo sfacciata, quindi molti stereotipi, molte ingenuità, ma non possiamo negarlo, anche un sacco di canzoni semplicemente strepitose. Poi appunto divertitevi con i vari link che vi lascerò in descrizione per riascoltarvi tutti questi pezzi. E non mi riferisco solo alla hit I've Had the Time of My Life, cantata da Bill Medley e Jennifer Walls, che ha vinto Golden Globe e Oscar, ma anche ad Hungry Eyes di Eric Carmen e a tutta una serie di brani di repertorio, davvero tantissimi, proprio degli anni 60, fra cui la magnifica Be My Baby delle Ronettes sui titoli di testa, in bianco e nero. Quale altro film si apriva con Be My Baby delle Ronettes? Scatenatevi nei commenti, lancio questa domanda, vediamo se lo indovinate, non è così difficile. Vi do un indizio, è un film con Robert De Niro, forse ho detto anche troppo, comunque appunto in Dirty Dancing c'è un clima che conquista fra musica e spensieratezza, c'è un anticlassismo appunto magari molto semplice ma che mette simpatia, e c'è questa brezza molto ingenua certo ma anche molto tenera, in realtà, di speranza verso il futuro e verso il potere degli ideali, una speranza che fa specie soprattutto per il suo terribile rovescio. Perché? Perché appunto sapevo benissimo che tutta questa speranza nel 1987, quando appunto il film uscì, era ormai morta e sepolta da un pezzo. E infatti quando Johnny fa il suo discorso davanti a tutti, noi possiamo aiutare gli altri, noi possiamo cambiare il mondo, non può che assalirci una punta di amarezza per tutte queste speranze che sarebbero andate in fumo molto rapidamente, col Vietnam soprattutto, che viene anche citato in una battuta non a caso, con Richard Nixon, con Ronald Reagan. Ed è il motivo in effetti per cui il film non è credibile quando tenta di farci credere che si possa veramente cambiare il mondo anche oggi, quindi appunto anche negli anni 80, ma il discorso vale anche appunto per i nostri tempi. È un film molto più convincente quando appunto mostra la faccia più malinconica della nostalgia, che è quella del disincanto. Non a caso tutto il film è quasi una specie di enorme flashback
della baby ormai adulta che ritorna con la mente a quel passato così ottimista. Appunto, il film inizia con la sua voce narrante. Non a caso, appunto, la nostalgia, lo sappiamo, è tanto più malinconica quanto più il presente è triste e indesiderabile. Allora, per Dirty Dancing, il mio voto è 6, appunto, un film di certo non eccezionale, non così entusiasmante, ma appunto ci sono alcune scene cult, quella del salto, appunto prima in acqua, poi davanti a tutti quanti, appunto poi la frase cult, nessuno può mettere baby in un angolo, che in realtà non è che riassuma molto bene il significato di tutto il film, ma sappiamo appunto che il cult può nascere anche da delle cazzate. E allora, siccome Dio non si avrebbe dato le tette se non avesse voluto farcele agitare, come viene detto in una certa scena, scatenatevi anche voi, che abbiate le tette o meno, con Dirty Dancing. Allora, appunto, recuperatelo se non l'avete visto, se l'avete già visto, spero appunto di sì. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi. Se volete, iscrivetevi a questo canale. Se volete, seguitemi su Facebook e su Instagram per avere ulteriori aggiornamenti sulle prossime video recensioni. Ci vediamo prossimamente con altre video recensioni, non so bene quando. Intanto, appunto, godetevi Dirty Dancing e buon cinema a tutti.